Vi ritrovate ragazzi sul canale di Gellos e riprendiamo la nostra partita in Europa Universalis 4 col Porto Pollo, ovviamente in guerra con Somalia e Ottomani. Questa è una guerra di riconquista, quindi ho fatto un attimo una verifica, non so perché non mi ha tenuto salvato il tutto, ma dovremmo riuscire a riprenderci davvero un sacco di territorio, oltretutto non pagheremo nulla per questa guerra. Molto ottimo e molto meraviglioso. Perfetto, dai, andiamo avanti. Che c'è da fare cose? Potremmo rilasciare anche un altro vassallo qua, ma aspetterei, perché avere tutti i vassalli nello stesso fronte non mi piace. Training in glass, bene, Batuba, Babuba. C'è il forte lì. Vai lì e poi torna qua. Ok, ci siamo ripagati i debiti, possiamo fare il Partenone, bella, poi... Mausoleo di Alicarnasso, questi ancora non hanno fatto il core qua. Niente, ormai è andata. Ti hai perso la possibilità. Fra pochissimo possiamo fare un claim su Ajam. Eccolo qui. Questo dovrebbe proporci, cioè darci la possibilità di dirgli di rompere l'alleanza con Ormoz. Esattamente, yes. Quindi Ormoz è da solo, senza nessun alleato. E noi, da gentili come siamo, proponiamo a loro di interrompere la loro sofferenza e di sottomettersi a noi. Dai, Gen è caduta, bene. Qua cade tutto, che tu stai andando avanti. Dovrebbe muoversi da solo. Va l'inseguimento di questi. E qui ci siamo. Poi dov'è che ho movimento gli assedi? Non lì. Non qui. Vai qua. Qua c'è gente malata. Che vie danneggiate. Sono rimaste tante, eh. Siamo ben sotto il combat with. Tu dove vai a ripararti? Perché non c'è un porto più vicino? Vai qui, per favore. È perché tu sei commerciali. Ok. Sbagliato cliccare. Protect Trade Genova, vacci. Sono quelle che sono lì a ripararsi nel porto più vicino. Dai, si è buggato. Mi ha creato una flotta che non esiste. Perché queste navi qua sono di quell'altra flotta, sono semplicemente con una submissione di ripararsi. Io volevo mandare quelle che sono a 95 di vita qua. Ok. Ok, qua ci siamo. Te vai qui e te vai qua. Così questa qui la facciamo fuori subito. Poi adesso dobbiamo pagare il debito francese, così mi può aiutare, dai, clicca, a entrare in questa guerra e c'è solo quel meno 160, quindi gli diamo 5.000 ducati e si arrangiano. Austria, Ungheria, la Francia. Non entrerebbe né di qua né di là. Ah, vabbè, comunque non voglio Venezia come belligerante. L'Ungheria, ma neanche lei. Anche perché ho solo due claim qui. Ci iniziamo a prendere questi con calma, che va già bene. Allora, qua com'è la faccenda? C'è solo quello da 30, che adesso posso superare. Resta lì. Che l'abbiamo sconfitti. Dove andranno? Qua probabilmente. Torniamo qua. Questo è mio o somalo? No, cardamomo del cacchio che sei... Ma no. No,
Dai, ma non vale, è del mio stesso colore. Non posso prendere questi. Pensavo di essere io che è del mio stesso colore. Vabbè. Dai, fuori con la gente, perfetto. Trading in coffee. Bene. Abbiamo dei soldi. Dunque, tanto miriamo le relazioni con la Francia, che è sempre positivo. Preferisco iniziare la guerra e combattere tutti assieme. Ok, si è pagata il debito. Voglio la spunta verde, ottimo. Quindi Francia, tu farai la guerra, mentre io no. E sarà un conquest, perché utilizziamo i miei e i tuoi conquest, i conquest di tutti. Questi qua vanno bene uguale. Va bene uguale. Con questa della capitale, non metto belligerante nessuno. Via. Ok, dai. Non sono pochi, eh. Non sono pochi. Però Ormuz qua sostanzialmente non esiste. Ajam siamo riusciti a eliminarlo. Gli ottomani sono completamente occupati da questi e loro sono in guerra in realtà contro Ajam, ma non sono in grado di vincere, quindi meglio così. Sconfittuti, vai qui, aiutiamo le flotte papali. Ok. Questa cos'è? 11 navi pesanti. Ok, attenzione che adesso inizia a essere più tosta la cosa, eh? Sì, tosto. Oltretutto, tu ora non sei più garantito dalla Francia, che se non ripete la cosa, ti lascia sguarnito. Ok. Allora, Francia, devi fare tutto te. Non ho la minima intenzione di fare qualcosa in questa guerra, cioè almeno all'inizio. Quindi diamo alla Francia ciò che è suo. Spacca tutto e fai quello che vuoi. Però che sto usando tutti i miei alleati, quindi questa cosa mi rende molto contento. Tu la tua guerra la stai vincendo solo al 10. Ankara. Foggia, vai qua. Scendiamo pian pianino da lì. Con questi andiamo qui così. Perfetto, c'è quella parte dove ci stanno attaccando, ma importa relativamente poco. Vabbè, questi li facciamo fuori, ovviamente. Si blocca tutto. Non mi era mai successa sta cosa, che si blocca ogni tanto tutto. Dunque, cosa ci faccio con i punti amministrativi? Pace con te. Però, come faccio a non buttarli via? Non voglio fare dev. Qua non c'è tipo questo tasto, cosa serve? No. Ah, aspetta, c'è una roba che devo fare. Questo. Ok. Cioè che tipo, in realtà è dev, ma non è dev. Vabbè, ci siamo capiti. Ok, qui gli ottomani ci siamo, ma questi vogliono passare. Passate tutti. Ha dichiarato guerra anche Brunswick e la Boemia. Che bello. Molto bene. Novgorod è sceso in guerra. Mandiamo le truppe qua.
Queste ci serviranno nella guerra contro l'Ungheria, dai, basta. Perché non accetti? Sull'annessione non è sufficiente, vuole più roba. Oltretutto, questa roba qua diventerà teoricamente di nessuno. Prendiamogli la flotta. Usciamo dai suoi territori che poi diventano miei, quindi anche posso restarci dentro. Perché non mi dai il 100%? Caduta Ankara. Nope. Ok, la flotta veneziana. Vediamo se di là. Sì. Allora, 16 navi pesanti. No, vabbè, non c'è possibilità che non vinciamo. Abbiamo molto più morale di loro, 2 punti in più. Siamo i dominatori assoluti de dei mari, ma proprio senza neanche la possibilità che qualcuno pareggi per sbaglio. Tutti i soldi. Vigor. Boh. Ok. Portuguesa rabbia. Ma che bello. Allora, cor. 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 Ma sto quasi pensando, chi è che posso chiamare dentro? La Francia? Ok, in che guerra? Chiamiamo la Francia, magari entra anche contro gli ottomani, chi lo sa. Ok, quindi i cor l'abbiamo fatti. Sto pensando se fare i cor qua. Tanto qua non ce li hai, ma sì, le facciamo noi core. Tanto vale a questo punto. Questa è caduta, vai qui. Ok, allora. Qua c'è un po' di gente, eh? Sì, ma gli ottomani sono stati distrutti. Bisogna essere un attimo più rapidi. Greek Separatist. Ottimo. Qua libera questo che voglio completare il canale. Fai quello che vuoi. Mi interessa che quell'altro faccia pace. Miseria lì. Dai, Cardamomo farà pace anche lui, no? Adesso Sinop. Miseria caduta, vediamo se riusciamo a fare fuori un po' di truppine. Si blocca ogni tanto. Adesso provo a. Cos'è che vuole questo? La pace mi costa 10 punti. Se mi offrono di fargli pillage della capitale. Ma potremmo anche farlo, dai. 7 degressi. No, 7 aggressive expansion. E ma stai alleato con chi vuoi, non mi interessa. Ok, dai. C'è ancora Malva. I malvagi. I malvagi di Malva. Mandiamo qua le navi. Comunque i forti ottomani si sciolgono come neve al sole, davvero. Sono abbastanza imbarazzanti. Allora, qua come siamo messi? 99. Come mai questo? È così?
No, papa. Perché? Poi tu non sei in guerra. E la Francia è in guerra anche con gli ottomani. Avergli pagato il debito li ha resi davvero contenti. Qui facciamo detach the damage. Così si curano. Conversione. E quella, tutte le zone cattoliche diventano tre company. Qua ce l'abbiamo quasi fatta. L'ho rimandato indietro 20 anni fa. E adesso un altro forte. Allora, non ho tanta paura di Ajan qui perché secondo me farà una sorta di pace a un certo punto. Oh, Air, molto bene. Vai a vedere cosa c'è qua dentro. Mi piacerebbe che Cardamomo facesse la sua cavolo di pace, però. Quanto sei? 24. Che è un altro forte. Andiamo su questo forte qui. Sì, vedi? Facciamo i forti noi. 79 giorni sinop a caso, cioè. Non ha senso. So perché. C'è un debuff contro gli ottomani che i forti durano un quarto d'ora. Ok, training in furetti. Ho un deficit totale di punti diplomatici. Li produco, eh. Qua c'è lui che costa la metà. E anche questo costa la metà, quindi cambiarli non ha senso. 48enne. Ehi, allora. National Tax perché Joao è un negoziatore. Fino all'89 ho trade efficiency, ma meglio trade efficiency perché non c'è paragone nel nostro income tra le due fonti di reddito, cioè questa vale più di 10 volte l'altra, quindi assolutamente, assolutamente. Quei forti buono. Impel Dunk ci fa le cose. Questo è durato anche lui 5 minuti, va bene. E poi andiamo di lì. Poi la Grecia che si prende tutto. Andiamo a Damasco. E via dicendo. In realtà ho cambiato idea. Questo fronte non lo curiamo più. Noi andiamo direttamente su quell'ungherese. Ok. Qua arriviamo a una 70ina di navi. Sperando non me le faccio tutte a Siena però. Porca miseria. Questo è caduto di già, vai qui. C'è a Napoli? No, dai, me le fa davvero qua perché è l'unico pezzo di terra contigua. Io speravo che sta cosa l'avessero risolta. Quindi facciamo... Leader militare ci ha lasciato per fortuna, così posso reclutare un altro. Ok.
Ok, il Como perché manda lì 20.000 uomini in Spagna, perché per sicurezza, metti che succedono cose brutte. Ok, andiamo a prenderci altri forti. Da quella parte, adesso io sugli ottomani lascio perdere, tanto è tutto Reconquest ed è difficile che mi prendano questi, quelli di Ajam. Non è impossibile, ma ecco, concentriamoci su questa guerra qua invece. Per sveltirla, un cicinino. Si blocca, si frizza ogni tanto il gioco, non mi era mai successo, ragazzi. Mai, mai, mai. Un po' i forti qua. Che giro. Tanto vale che fai così. Butua. Sette per cento, ok. Dai, devo far pace con l'Albania prima possibile. O con gli ottomani in realtà non è che cambi molto, eh. 70.000, attenzione. Mila, bisogna affrontarli. Non si può far finta che non esistano. Finita la tregua col Congo. 50.000 lì, quindi gli ottomani hanno deciso di tornare a fare cose. Vai da quella parte. Ok. Ok, sfondiamo la capitale albanese. Qua abbiamo pure la Thousand Sunny, quindi andremo 200 all'ora. Per un anno soldi o... sì. C'è meno soldi. 4 punti, direi che li spendo anche volentieri. Te sei caduto. Ah, va che bello. Dove siete? Cioè, siete già oltre? 2 maggio. Non riesco a prenderti. Si sono divisi. Che idea, punti o punti diplomatici, perfetto. Il prossimo mese però, pausa, stop, perché come cavolo li spendiamo sti punti? Potrei iniziare a fare i core completi. Per esempio, qua in Calabria mi manca solo uno. Qua in Toscana mi costa l'ira di Dio. Però diventiamo molto più forti. Mi ha preso questo? Ah, perché c'è il coro ottomano. Ok. Va bene. Vabbè, qua ci siamo presi un sacco di roba, eh. Oltretutto, cultura accettata, toscana, devastante, OP, eccetera, eccetera, eccetera. Torna là, questi venite qui e me ne rompo loro. 42, 42. Okay. Si sono ritirati tutti in Albania perché la Francia qua li sta menando fortissimo. Dai, fai pace. 33%, che vuoi di più? No! C'era qualcuno. Vabbè, non c'era un forte però.
Cioè, era già occupato da loro. Siamo qui e qui, tu vai qui. Orca, sono tanti. Sono tanterrimi. Mettiamo insieme un po' di truppe. 100, dai. Possiamo uscire fuori delle pippe così totali con solo 100? Cioè con 100. Davvero delle pippe. Guardate gli ussari alati contro i giannizzeri. Boom! Eliminati. Caduta Budapest. Andiamo qua, che ci permette di connettere il nord col sud. Stai laggati qua. Provo a riavviare il gioco. Riesco a prenderlo? No, vai qui. Uno di innovativeness e si incazzano. Oh, prestigio. Ma sai che l'innovativeness secondo me non mi serve più? Cioè, siamo a 100 di fatto. Migliamo le relazioni con gente a caso, dai. 10 di prestigio. Sempre Skype, eh. Se gli hanno cose in giro o no. Altri soldi. E dai, fammi cliccare quello giusto. 7 anni avanti. Mi hanno preso Gao. Andiamo a liberare Gao. Gao Zetung. Ok, vai lì. Dai, avrai vinto la tua guerra. 35%. Prenditi quello che vuoi. Che entrano. Facciamo questo scontro epico. Andiamo a liberare Arar. Ok. A Jam non mi interessa fare altri robi. O forse questo. Se proprio devo sceglierne uno, fare questo. Anche quello lì non mi interessa. Quindi niente. Facciamo che migliori con gli Outrage e gli alleati. E uno con i Subjects. Se questo è andato, e torno subito. Bene. Ok, le colonie dove stanno? Recall. L'altra sarà qua. Recall. Ma sapete cosa facciamo? Qua c'è il carbone. Iniziamo a carbonare. Qualsiasi cosa esca lì va bene, quindi. Perché tanto verrà sostituito dal carbone. Carbon densima picon de oliva. Dove sono finiti gli ottomani? Li abbiamo mica stacquipati. Mi sa di sì, abbiamo stacquipato 80.000 ottomani, ragazzi, quadrar. Bene. Mi piace. Dov'è la loro flotta? Flotta, 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 flotta. Flotta, 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 flotta. Gli ottomani sono totalmente annichiliti. A me piacerebbe però che la Francia si fosse concentrata un po' di più su Venezia, Ungheria e vattela pesca, perché in realtà
Vabbè, qua dobbiamo arrivare al 100%. Quando ci sarà da fare la pace, bisogna organizzare un attimo la cosa. Signori, ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che questo vi sia piaciuto. Se volete vedere in anteprima la fine di questa guerra, potete scegliervi di abbonarvi a livello tacchino bronzato. Sarà una guerra in cui prenderemo i reconquest della Grecia e della Somalia, sostanzialmente. Pace separata con Songhai, ma dobbiamo aspettare che Cardamomo si rivida le palle. Poi qua conquistiamo questi due per la Grecia che ha i suoi bellissimi correttini. Io riconquisto, no, il claim, scusate. Io mi prendo tutto quello che posso dall'Albania. Tutto quello che costa poco. No, Bergamo non te lo prendi. Tutto quello che costa 0 punti diplo si può fare. Perché se ti dico in ordine i punti diplo non lo fai? Maledetto. Ok, vedete che tutta sta roba non costa punti. Potremmo fare una roba del genere fino a Zagabria. Così, così, così. Una roba del genere potremmo fare. Non fa incazzare troppa gente. In realtà sì. Guardate la Great Britain. A 521 di aggressive expansion nei nostri confronti. Cioè, è come se gli avessimo fatto qualcosa. Io non capisco a che cosa si riferisce. Oltretutto, potremmo fare pace separata con l'Ungheria e prendere sti due. E magari pick pick. Darli sempre alla Grecia, ovviamente, tipo questo. Questo ok, andremo a pagare un pochettino. Non so se ne vale la pena, onestamente, pagare punti diplo. Perché siamo quasi al momento in cui non li paghiamo più. Cioè, letteralmente a Tech 23 avremo il... come si chiama? Il coso. L'imperialismo. Quindi è abbastanza importante. E se prendo questa Tech prima di fare la pace, oltretutto ci pigliamo un sacco di roba in più. Che anche quella non è male, perché questa a 50 la porteremo a 60. Che appunto è abbastanza positiva come cosa. Vediamo, vediamo. Dai, ci salutiamo qua, ci vediamo sotto nei commenti, ragazzi. GG a tutti.